Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: quando vedrete Gerusalemme circondata da eserciti, allora sappiate che la sua devastazione è vicina. Allora coloro che si trovano nella Giudea fuggano verso i monti, coloro che sono dentro la città se ne allontanino, quelli che stanno in campagna non tornino in città. Quelli infatti saranno giorni di vendetta affinché tutto ciò che è stato scritto si compia. In quei giorni guai alle donne che sono incinte e a quelle che allattano, perché vi sarà una grande calamità nel paese e ira contro questo popolo. Cadranno a fin di spada, saranno condotti prigionieri in tutte le nazioni. Gerusalemme sarà calpestata dai pagani finché i tempi dei pagani non siano compiuti. Vi saranno segni nel sole, nella luna e nelle stelle, e sulla terra angoscia di popoli in ansia per il fragore del mare dei flutti, mentre gli uomini moriranno per la paura e per l'attesa di ciò che dovrà accadere sulla terra. Le potenze dei cieli infatti saranno sconvolte. Allora vedranno il Figlio dell'uomo venire su una nube con grande potenza e gloria. Quando cominceranno ad accadere queste cose, risollevatevi e alzate il capo, perché la vostra liberazione è vicina. Parola del Signore. Ecco, fa un po' impressione questo Vangelo, soprattutto nella prima parte. L'ultima è una parola di grande speranza, ma anche di condotta sapiente nelle tempeste della vita, ma la prima parte è veramente drammatica ed è un messaggio cosiddetto nel linguaggio apocalittico, cioè di rivelazione del senso profondo di certi eventi della storia e della vita, che sentiremo in tutta questa settimana e anche nella prima settimana prossima, perché ci collega anche alla spiritualità dell'Avvento che cominceremo sabato, che riguarda non solo il ricordo della nascita di Gesù 2000 anni fa, ma soprattutto la sua venuta ultima nella storia. Ecco, c'è una continuità, una cosa grande. Cosa prendiamo noi da questo messaggio? Prendiamo due cose collegate, diciamo così, anche stranamente collegate, che non sembrerebbero affatto collegate. La prima è questa: l'annuncio di fatti disastrosi nella storia e nella nostra vita. Ora, noi già dalla televisione spesso sentiamo parlare di queste cose brutte. Adesso abbiamo sentito del terremoto in Albania, tanti eventi così, cicloni, eccetera, cose brutte, diciamo negative nel cosmo, nella storia, nelle vicende anche sociali, politiche, guerre, cose brutte. Ecco, sentiamo questo, ma la cosa più importante non è questo dramma che c'è nella storia, perché quello ci tocca fino a un certo punto. La cosa importante per noi è il dramma personale. Tutte queste vicende storiche negative in pratica ci ricordano la nostra vita, che in certi momenti è segnata da fatti dolorosi, da eventi dolorosi. Quando arriva la malattia, quando arriva la vecchiaia, quando arriva una divisione familiare, quando arriva una forte crisi economica, la perdita del lavoro, eccetera.
queste sono le cose che più ci toccano. E in realtà queste sono per noi un anticipo della morte, perché il grande crollo del mondo per noi avviene nell'ora della morte, quando noi dobbiamo lasciare tutto, affetti, possedimenti, eccetera. Ecco, quindi tutta questa parte, diciamo, che si dice scatologica, no? Che riguarda l'ultima ora della storia, per ciascuno di noi si incarna, si realizza nell'ultima ora della nostra storia, della nostra vita. Ora, questo è sicuramente in sé è un fatto negativo. Noi sappiamo dal Catechismo che è una conseguenza del fatto che l'uomo si è staccato da Dio e, non avendo in sé la sorgente della vita, va verso la morte. In sé negativo. Ed è un fatto profondamente umano che tocca la vita di tutti. E anche il Figlio di Dio, quando ha deciso liberamente di assumere la vita umana, si è imbarcato in questa avventura che lo ha portato alla morte, poi anche una morte particolarmente terribile, diciamo, condannato ingiustamente, con tante sofferenze, eccetera, eccetera. Quindi anche Gesù, in quanto uomo e soprattutto in quanto Redentore, ha passato questo, l'abbiamo visto domenica, vi ricordate il Vangelo di domenica, quando Gesù è sulla croce, tutti lo provocano, lo insultano, eccetto questo buon ladrone che si affida a lui. Ecco, quindi il Figlio di Dio vive questo Vangelo che abbiamo sentito, la distruzione della sua vita in modo anche molto ingiusto. Questa è la prima parte. Poi una cosa curiosissima: quando vedrete che cominciano queste cose, alzatevi, alzate il capo, perché la vostra liberazione è vicina. Proprio per questo la narrazione del Vangelo non è un elenco di cose drammatiche soltanto, ma una rivelazione. Nel termine greco apocalipsis vuol dire togliere il velo, rivelare una cosa nascosta. E qual è questa cosa nascosta che viene rivelata? La presenza di Dio che ti salva proprio in mezzo ai disastri della vita. Gesù, rilegge il Vangelo di oggi, proprio quando vedrete accadere queste cose, rialzati, leva lo sguardo, perché la tua salvezza è vicina. C'è un intervento potente della grazia di Dio nella tua vita proprio quando tutto crolla. Proprio quando tutto crolla. Se qualcuno di voi avesse la fortuna di leggere, di conoscere, per esempio, la storia del movimento dei focolari, questo grandissimo movimento che si è diffuso in tutto il mondo, troverebbe questa storia. Erano tempi di guerra, siamo nel 43, e tutto crollava. Chi aveva deciso di sposarsi, è un racconto di ragazzi, di un gruppo di ragazze, non si poteva sposare perché il fidanzato non tornò dalla guerra. Chi pensava di fare una bella casa non ha potuto farla perché i bombardamenti hanno sinistrato la casa in costruzioni. Chi come me, dice Chiara Lubick, voleva studiare all'università, non ha potuto farlo perché l'università è stata chiusa. Tutto crollava, e in questo crollo nel nostro cuore sorse la domanda: ci sarà
qualche ideale che non crolla, che nessuna bomba possa distruggere, e subito la risposta, sì, Dio. Dio è un ideale che non crolla. E allora, dice lei, decidemmo di fare di Dio l'ideale della nostra vita. Ecco, quello è un esempio, ma se tu rifletti alla tua storia, probabilmente troverai qualche momento di disastro della tua vita, di crollo, in cui hai scoperto che una forza misteriosa, una voce, un evento ti ha riportato vicino a Dio, in una ricerca di Dio. È l'attuazione del Vangelo di oggi. Quando vedrete che cominciano ad accadere queste cose terribili, non vi scoraggiate, alzatevi in piedi con la forza che vi rimane, alzate lo sguardo verso il Signore che vi tende la sua mano affinché possiate uscire dalle acque di questa tempesta e cominciare a camminare sulla strada della pace, che è il suo cuore, che è la sua presenza nella tua vita. Ecco, così sia per noi, oggi e sempre più in futuro.